Come JTI Italia noi siamo da sempre impegnati per far sì che la sostenibilità diventi un concetto concreto e non solo astratto. E l'opera che abbiamo inaugurato oggi ne è l'esempio. Questo perché siamo convinti che attraverso la collaborazione di tutti i soggetti che sono coinvolti sul territorio si possa raggiungere una sostenibilità reale, che sia ambientale, sociale ed economica. E quest'opera vuole essere questo simbolo. È un'opera d'arte visibile a tutti, è bella perché la sostenibilità deve essere bella, deve essere un concetto piacevole, ma allo stesso tempo è utile. È un murales capace di parlare, perché attraverso il QR code parla alle donne per le donne, ma è un murales capace di respirare, perché con la vernice fotocatalitica respira. Quindi è un'opera d'arte che non è soltanto un simbolo, ma è viva, come deve essere la sostenibilità, perché la sostenibilità è parte di tutti noi e solo lavorando insieme come imprese, come associazioni e come cittadini, sensibilizzando tutti quanti con un piccolo gesto, possiamo davvero raggiungere un futuro che è sostenibile a 360 gradi. Noi spesso ci divertiamo a dire un motto che è ecologia senza persona vuol dire fare solo giardinaggio. Esistono una serie di emergenze e ce lo spiegano bene gli obiettivi, i 17 obiettivi dell'ONU dell'Agenda 2030, che non sono solo emergenze misurabili in termini di CO2, che va assolutamente ridotta, ma derivano anche da tutta una serie di emergenze che partono dal cuore dell'uomo. Noi oggi vogliamo dare una goccia, come il piccolo colibrì che va a spengere l'incendio, dentro una serie di azioni che partono ormai da 2 anni fa in una campagna di educazione a tutta la collettività. Campagna di educazione che si chiama Io la butto lì, che è partita proprio dal dire di non abbandonate i piccoli rifiuti nell'ambiente perché il nostro ambiente va tutelato, ma non abbandonate neanche le persone attraverso il sostegno e l'empatia che serve perché possiamo assicurare a tutti un futuro migliore. Il labirinto che è rappresentato su quest'opera riprende innanzitutto il logo di Aiuto Donna, che è l'associazione che sosteniamo tramite questo lavoro, e la rosa è usata un po' come il simbolo della figura femminile, quindi Aiuto Donna, che è l'associazione che va in aiuto delle donne vittime di violenza. E il QR code importantissimo che si è deciso di apporre sul pannello contiene all'interno un canale diretto delle informazioni utili per chiunque ne abbia bisogno. Questo pannello, se vogliamo, ha una duplice funzione sociale. Il pannello infatti è stato dipinto con una particolare vernice fotocatalitica che permette di assorbire lo smog presente nell'aria circostante. L'artista che ha realizzato questo murales ha detto che è un simbolo, secondo me è un simbolo di due temi strettamente collegati, la cura dell'ambiente e la violenza di genere, ahimè, quindi due problemi molto importanti su cui l'amministrazione ovviamente sta lavorando. Io seguo la parte ambientale in particolare, Bergamo, come molte altre città, sta riflettendo sulla propria strategia di transizione climatica. Uso questa espressione perché stiamo proprio elaborando questa strategia, abbiamo ottenuto un finanziamento di Fondazione Cariplo e stiamo costruendo questo report per immaginare la città dei prossimi 10 anni e ovviamente anche oltre in termini energetici, di sostenibilità ambientale, di mobilità sostenibile. Questo è il progetto più importante che stiamo seguendo. Beh, sì, resta una delle sfide fondamentali, la sfida fondamentale dell'umanità e molto di quello che abbiamo visto, ahimè, negli ultimi 2 anni e che stiamo vedendo in questi giorni, mi riferisco alla pandemia, in questo caso alla guerra, ha un collegamento molto importante con il tema ambientale, il tema energetico, le risorse energetiche, l'economia che c'è alle spalle di queste dinamiche e che spesso genera conflitti, alterazioni degli equilibri ambientali, quindi il tema ambientale, anche se può essere in parte soffocato, se vogliamo, dalle urgenze, dalle contingenze, di fatto è sempre lì e su questo è importante che gli stati e le città nel loro piccolo continuino a lavorare.